se vuoi venire a pensiero che sei andato in una trattoria da solo, mi fate una lingorina. Mio fratello sta parlando con tutto il cuore in mano. State solo sicuro, ma non vorrei disturbare. Se è rifiutato, mi piglio comodo, l'ho detto. Poi c'è l'amico di mio figlio, io non posso permettermi di passare una data da voi da solo. Come mettere i tuoi soldi? Bravo, bravo, voi vi state ad essere più. Siete un mascazzo. Io non mi potevo rifiutare. Auguri mamma, vediami. Auguri mamma. Auguri papà. Grazie, grazie. Grazie. È venuto un cappotto. Rigoli, è venuto un cappotto. Per mettere lì due salottini un po' di vano. Sì, 10 pezzi, non lo bravo. Che piacere. Anzi, mi è arrivata la tua banca. Quali vanno? Il genemari, vanno. Sì, sì, mi distratta. Pensava nata che apre. Terra. Pasqualino, il bancolotto come va? Bene, bene, in questi giorni di festa la povera gente gioca volentieri, diventa la fortuna, c'è Natale. Si capisce, sono giorni di festa. Ma ci siamo tutti? Ah sì, siamo tutti. Anzi, Nicolini, volevo dire, c'è sta pure un amico di mio figlio, il quale sta solo a Napoli perché viene tutta la famiglia a Milano. L'ho invitato a restare con noi a mangiare, mi spiace. E no, e perché? Te lo voglio far conoscere. Capito? Permettetemi, voglio rappresentare mio genero, il signor Vittorio Elia, fa Natale con noi. Il signor Nicola Percuco, fabbricante di bottoni, quello tiene centinaia di operai che dipendono da lui, tiene i pensieri, tiene. Tu non lo sapevo niente? E lascia, come fai male? La testa? Niente, niente. Buccia la testa? Niente, niente. E state, congelo! Niente, Luca, che niente! Ma io ci riesco a sapere qualcosa! No, ma che è stato? Niente, mia mamma, niente! Che è stato? Che farà? Mi passerà di darci! Mi passerà! Mi darete una spiegazione? Di che cosa? Voi lo sapete meglio di me! Voi mi attribuite un potere divinatorio che io non posseggo. Ad ogni modo dopo ci spiegheremo meglio. Come volete, sono a vostra disposizione. Nicolini, questi sono i re maggi, tutti e tre, per il miglior re battassato. Mangiano con noi? Ma stai strolando, Nicolini. Mi piace niente che ci sono i re baggi, Caspero, Picchione e Baldassare. Dico lì la risposta, mangiano con noi. È stanissate, sì. Certamente fatta la loro questione con di noi. C'è. Ho visto, vedi, lui e la moglie fanno sempre questione. È sempre la solita cosa. Lo fanno lo mangiare. Perché la moglie lo tortura. Non vuole che lui mangia la pasta perché dice così no si ingrassa, che cresce la panza. Ehi, la verdura non la piace, non la vuole. Certamente devi mangiare i maccheroni, no, è questo voglio per questa sera, o no? No, vi sbagliate, mai come in questo momento vedo che c'è un accordo completo. E vabbè, a questo ci fa piacere, vuol dire che le cose vanno bene, che è andato d'accordo. Io pure faccio sempre questione con mia moglie, come no, io posso sentire strillo fino a bascio palazzo, ma poi ci vogliamo bene, e che ha da parlare male di me con cucina, quando mi mangia vivo mi mangia. Perché siamo attaccati l'uno all'altro, c'è sta la sostanza. E così ho educato anche mio figlio Don Basilio.
Non è giusto per andare su ospedale, da pannarsi. Quella ci stava una mosca in cava a San Giuseppe. Capo, ma la mosca come se c'è no. Ma io non capisco. A te, per esempio, non ti piace. E ci stai sempre vicino, ci stai. Poi, quello lo fa per dispetti, capito? A voi è affezionato, non è la famiglia. Il mo è giovanotto, non è più un bambino. Eppure chi ogni anno deve scrivere la lettera di Natale alla mamma. E sono io che lo voglio. Perché i figli, per i genitori, devono avere sempre lo stesso rispetto, capito? Guarda la lettera che scrivi, chiaro. E che ci faccio sentire? Quella è una specie dell'altro anno. Vabbè, ma chi non li unirà la cosa di lì? E ogni anno c'hai ma sempre la stessa vita. Ma spazi, non la cosa di lì, va a dire lì da stanza. Senti, i sentimenti di questo ragazzo, li voglio. Vieni, dici che chi la può stare in taxi? Mamma, ti consenta, vai là. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale! Ara madre! Tu sai che il ragazzo è stato malato, ha avuto la malattia di lepre e ha dovuto fare la cura rinforzata, capito? Io non mi posso pigliare responsabilità. Se chi lo piglia un piatto, ah, io se tu meno faccio, poi a due mi affranni. E capito? Quello è nervoso. Guarda la mamma, poi guarda la mamma. La vedo. Vai avanti. Cara madre! Da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. La camisa, fagli il gasolino. Ma io l'ho detto, ma sto lì. Da finito la chilo ragazzo di una malattia di nervi ha dovuto fare la cura rinforzata. È nervoso, capito? Guarda la gamba. Allora, Pascali, mi ha sta sì. Noi dobbiamo mangiare, sì. Piatto non lo tenemmo più. Sto zitto, vai avanti. Dieci, non ti curo proprio, sto facendo anche prima. Ah. Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare, preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. E questo lo diciamo ogni anno. Cara madre, che il Signore ti deve far campare 100 anni assieme a papà, a Ninuccio, a Nicolino e a me. Cara madre! Vai avanti. Ma non lo metti, devo chiarire una cosa. Ehi, ci capisci quello che vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. No, signore, che non mi hai visto pure a me in danno della salute? Ah, ma scavi, a bozza. Ma c'è bozza, io sono lo zio, ma da mettere pure a me in danno della salute. Non posso. Perché non vuoi? Perché non posso, non c'è spazio. Dire, ma non voglio carta che mi parla, si loco, non c'è spazio. Mettono pure a me in roba la salute. Ma io capito, mi metto pure a me in coppa la salute a casa loro, eccetera, così, ma fai il ricordo di specie antico. Mettono in coppa nota la salute, se no la pizza forchetta in capo, capito? Ma ci fai il numero e l'indovino. La capa mia non la sarà, non mi aiuta, non è buona. Chi l'aveva ragione, il nostro padre Labonani, perché ti chiamavo fiammifero? Ehi, è una figlia di essere fiammifero, ma piccia! Ma rimane, ma se chi lo deve mettere in danno, tu hai veramente la vicinità? No. E allora è per principio. Ah, o principio, o principio. Mietti 100 anni pure a ma come faccio? Taggio, mietti 100 anni pure a si Pascalì. Che poi il padre Tenno sa quello che deve fare. Cara madre, che il Signore ti deve far campare 100 anni assieme a papà, a Ninuccio, a Nicolino e a me. E 100 anni pure a zio Pascalino, però con qualche malattia. Questa è la proposta. E chi non mi ha detto la figlia veramente? Facciamo, papà, ma sono questioni senza rancore, capito? Perché ci vogliamo bene, c'è l'affetto. E ogni anno, per esempio, a costo di qualunque sacrificio, capito? Devo fare il regalo a mia moglie. 2 anni fa le regalai un bello pezzo di stoffa e un bel cappotto invernale. L'anno scorso ci
ho spegnolato gli orecchini. Eh sì, ci ho detto, può fare l'auto. Mi ha detto, va sotto il piano. Ho visto che avessi voluto fare la gioia di mia moglie. Che felicità! Chissà, non ci ho impegnato un'altra volta gli orecchini e ci ho comprato un'altra cosa. La voglio far venire, capito? Scusate noi. Aspetta, ma abbiamo lì un regalo che ha già cattato a Donna Cuggetto, perché poi, insomma, è più chiaro. Siccome aveva perso l'ombrello, allora io ce ne ho comprato un altro più bello. Questo l'ha già cattato da un mio amico, un negoziante che mi ha fatto pure risparmiare. C'ha il fusto indistruttibile, sì, e poi la copertura è una copertura speciale, va bene per l'acqua, per il sole e per il vento, sì. Questo qua è articolo di Nicolini. Questo tu te ne intendi, Nicolini? Questo è corno vero. Questo è il regalo che ho comprato io, una borsetta di vera pelle. Oh, io ho pensato pure come ce lo dobbiamo regalare. Vieni a casa, Tommasino. Mi piace, ma tranne che si vede mia moglie, capito? Ci vogliamo mettere d'accordo perché non mi fa una sorpresa. L'idea mi è venuta mo' che sono andato a comprare i semaggi, capito? Che portavano i regali al bambino Gesù. Quando ne ho concetto da tua madre, da sette a tavola, noi ci appresentiamo. E anche pensate pure quello che devo dire. Io mi appresento. Tu scendi dalle stelle, concetta bella, e io da giù portata quest'ombrella. Tu scendi dalle stelle. Ah, questo è la GVT. Tu, ma non pagani, stelle. Oh mia concetta, perciò t'ha già cattata sta borsetta. E io che porto? E niente, tu mi dai da come fai da 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 da. Vito, inizia a ci stessa caccia ricci.
Caro! Ma vuoi scendere? Ma bocca a faccia! E qua! Non mi devo scendere! Non devo bene, Ughiero! Non devo bene! Ma ti mi sa fare? Grazie! Ma che mi sa fare? La figlia vostra, prima, difende un innamorato suo, è buia! Voi sapevamo tutto cosa! Luffiana! A me! Con te, facimmi con taloppo! Buongiorno. Che volevi? No, volevo sapere se resti qua, se sali. Io me ne devo scappare. Aspetta. Tieni, questa è la chiave di casa. Non mi ha sviato manco un caffè. Qua, qua. Da c'è anche con vostra moglie. Riconosce? Il foto sì e il foto no. Ieri mi sono avvicinata e l'ha detto
Coraggio, coraggio, donna, donna. Guarda, ma so io, concetta tua. Insomma, guarda un po'. E poi dicetta, tu sei Don Basilio. È rimasto impressionato perché una ventina di giorni fa è andato a andare a vedere il barbiere del trovatore. E ce lo dà il barbiere. È che non vuoi fare Don Basilio. Uè, ma che fatto? No, no, niente. Alberto è rimasto senza caffè. Che prego, caldo. A chi sto posto è caldo, dice. Giungami che fai pace con tuo marito, perché fornisce tutto cosa. Hai visto? Che fatto succedere? Non mi dici tu più. Ma che lo potevo mai immaginare che succedeva quello che succede? Ha tenuto la capa E siccome mi ha detto che non sapevo mai niente, ho fatto 3 sere fa, è stato come una mazzata andata. Se sono detta, ma non sta più alla gatta. Chiamo Anni Pulini, vuoi Anni Pulini? Intanto un terzo telegramma, e Paolina non si vede. Ma perché il marito l'ha lasciato? Immediatamente.